Per il dopo Pascuzzi, il Partito Democratico e il centro-sinistra di Gabice Mare puntano su Mare la Girolomoni. Una novità nel solco della continuità amministrativa, quella presentata questa mattina al centro civico Creo Beach con la vice sindaca del comune costiero più settentrionale delle Marche, che si è presentata come candidata per la lista Insieme per Gabice Mare. Ad una settimana dall'annuncio di Domenico Pascuzzi di non volersi ricandidare per un terzo mandato, il primo cittadino uscente ha idealmente passato il testimone alla Girolomoni. Avvocato, 38 anni, 15 dei quali trascorsi in politica, di cui l'ultimo decennio a guidare vari assessorati. Un'esperienza mixata a visione giovane per migliorare quanto già di buono si è fatto per Gabice nell'ultima decade. Prima di tutto il resto amo la mia Gabice Mare, quindi qualsiasi progetto, qualsiasi mio impegno per far sì che Gabice Mare possa continuare nel lavoro che ha fatto in questi anni, possa continuare a crescere, perché questo qui oggi andremo a parlare veramente di un rinnovato sviluppo turistico, uno sviluppo del centro, una continua attenzione per il territorio, per i quartieri della città messa in sicurezza. Quindi il dinamismo, lo sport, la cultura, le scuole che saranno una veramente delle nostre priorità. Tutte queste tematiche saranno all'ordine del giorno all'interno del nostro programma elettorale, un programma che ovviamente viene portato avanti da me, che quindi avrà tutto quello che sono i risultati ottenuti fino ad oggi quale base di partenza per continuare a crescere. Al centro Creo Beach presenti questa mattina i più svariati portatori di interesse della comunità gabicese, dal turismo al commercio, dall'associazionismo allo sport. La squadra di Mare la Girolomoni punterà a miscelare continuità con recente percorso amministrativo e un rinnovamento dedicato in particolare alle fasce più giovani. Già annunciata infatti la presenza di Matteo Sanchioni, 28enne vicepresidente del Parco San Bartolo. Sarà necessario ascoltare tutti, il vero progetto condiviso, le vere strategie se dovranno seguire a una condivisione. Saremo supportati dalle persone che avranno quindi quelle capacità tecniche per indirizzarci, per suggerirci e per darci quelle che sono le indicazioni giuste per far crescere Gabice Mare Monte. Io lo posso dire perché ovviamente è uno dei progetti su cui ho investito tanto in questi anni, quindi Gabice Mare Monte dovrà tornare ad essere quel fiore all'occhiello di tutta la Riviera Adriatica.